Allora, questo poi è il risultato finale, anche se non sono proprio soddisfatto, però così, vediamo come ci siamo arrivati. Allora, avevo fatto qualche struttura con il bianco e il blu, adesso comincio a farci le ombre, sempre su carta lucida Binda Coate. In questo caso colorata. Allora, così metto sui pianeti e se ancora non l'hai fatto, se ti interessano i miei video, metti un mi piace, lasciami un commento e se sei su YouTube iscriviti al canale, puoi fare clic alla campanella anche, così ricevi le notifiche. Se sei su Facebook, invece puoi mettermi un mi piace alla pagina, così resti anche attualizzato sui prossimi video. Allora, adesso ho coperto tutto, giallo, rosso, arancione. Così, giocando un poco con ciò che è un po' di perspettiva, quindi così anche per far vedere un po' come si fa la città, la spatola, quindi diventa un paesaggio così, con un gioco di perspettiva come specchiato sopra e sotto. Adesso procedo dall'altra parte. E in effetti quello che mi soddisfa di meno è l'accoppiamento dei colori, blu con l'arancione, così lo trovo sempre un poco difficile da combinare. Però vale come esperimento. Esempio per qualche altro motivo fatto di questo genere, ma magari in altri colori. Sì, questi effetti a cupola con il bianco. E qualche uccello anche per aumentare un po' anche la profondità. La musica di sottofondo, vi ricordo, è dell'amico Pierre La Sorsa, musicista. Ecco, adesso la firma, Mauro Esposito 2020. Allora, è terminato, così come si vedeva all'inizio.
Ragazzi, ragazze, per me è un piacere che voi state qua. È un piacere che sei qui e ti do appuntamento al prossimo video paint.